Le grandi migrazioni, i confini, l'incessante mobilità di chi è alla ricerca di un futuro migliore, per motivi economici, politici e di sopravvivenza. Sono questi i temi al centro della mostra Transitions, l'umanità in transito, in esposizione fino al 7 novembre al MAO, Museo d'Arte Orientale di Torino. Un progetto artistico dell'associazione Martin, Martini Arte Internazionale, curato da Patrizia Bottallo, in cui le opere dell'artista spagnolo Víctor López González invitano a una riflessione su questioni di grande attualità. È un tema molto caldo in questo momento e non solo, e ormai purtroppo è un'emergenza che si sta facendo addirittura troppo incombente. Alle mie spalle un continente d'acqua. Il tema della mostra chiaramente parla delle grandi transizioni, delle migrazioni che stanno un po' cambiando l'assetto mondiale, non solo geografico ma proprio geopolitico. E Víctor López González ha affrontato questo tema già chiaramente molto tempo prima che scoppiasse l'urgenza, cioè si parte dal 2006. Al MAO è stata chiaramente fatta una selezione delle opere di tutto il suo lavoro, che chiaramente sono quasi 11 anni di lavoro, in cui si è messo al centro il tema delle barriere, quelle che attualmente l'Europa e non solo, ma anche gli altri stati, stanno costruendo al posto di abbattere ma per chiudere. Questo è esattamente il messaggio contrario della mostra, cioè bisogna abbattere le barriere, non costruirne. La mostra parla de los límites, las fronteras. La mostra parla dei confini, delle frontiere e di come li concepiamo nel mondo contemporaneo. Il concetto sotteso al termine confine sta infatti cambiando e la questione non è solo politica, economica e sociologica. Esistono movimenti oggi che vanno oltre e superano i sistemi locali. A los sistemas globales.